Ragazzi, benvenuti in questo nuovo progetto. Vi chiedo una cortesia, che poi non è tanto una cortesia per me quanto per voi, nel senso ascoltate il video fino alla fine perché chiaramente voi siete i protagonisti e quindi seguite anche bene tutti i passaggi che vi andrò ad elencare per poter partecipare a questo progetto. Detto questo, vi lascio al video, in bocca al lupo a tutti, chiaramente, e oggi più che mai date un'occhiata alla descrizione perché troverete tutto quello che vi serve. Ah, mi sono dato un certo tono perché, come avete letto dal titolo, oggi si parla di cose serie, oggi si fa sul serio e sono qui per appunto parlarvi e presentarvi un progetto davvero in grande. Innanzitutto, bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video e bentornati soprattutto sul mio canale. Oggi però non si parla solo del mio canale o comunque dei serie, dei video che porto io di solito. Si parla di più canali insieme e in particolare di voi, proprio come avete letto dal titolo, perché i protagonisti di questo video siete proprio voi, i protagonisti di questo contest siete voi. E perché? Non so in quanti di voi conoscano Pquadro. Fatto sta che si tratta di uno youtuber molto bravo, tra l'altro io lo lodo sempre per le sue varie idee che ha e che mancano la piattaforma, quindi è chiaro che quando lui ce le ha e me le viene a proporre, io sono felicissimo di partecipare insieme a lui, insomma. E una di queste è stata la carriera allenatore youtuber, che già sul suo canale è presente da qualche mese, perché chiaramente si è svolta quella su FIFA 17, all'interno della quale vari youtuber prendevano parte appunto alla carriera facendo insomma un ruolo. Io ad esempio ero l'osservatore, Rudy Zlatan per un periodo ha fatto il presidente, poi purtroppo si è dovuto trasferire a Londra per lavoro e quindi chiaramente è stato sostituito. E voi direte: ma noi che c'entriamo? Voi c'entrate perché questa carriera chiaramente continuerà, o meglio ci sarà in maniera più importante, più strutturata, più bella su FIFA 18, e quindi chiaramente, indovinate un po', stiamo pensando a voi e potete partecipare proprio nel ruolo di qualche dirigente della squadra. Voi dovete fare un video all'interno del quale fate una scenetta fatta bene, mi raccomando. Io adesso in questo momento, ripeto, mi vedete che mi sono dato un tono apposta per farvi capire. Non deve essere il classico video fatto col telefonino. Deve essere invece una cosa fatta bene, quindi magari con un microfono se ce l'avete. Infatti mi riferisco soprattutto agli youtuber più piccoli che vogliono trarre anche una pubblicità, un beneficio da questa serie. Anche perché poi sì, di quello si tratta. Chiaramente siamo qui per premiare i talenti. È un po' una sorta di Italia's Got Talent spostato su YouTube, come avete visto anche dalla grafica, no? E i giudici di questi video che voi farete, in cui appunto dovrete, ripeto, fare una scenetta in cui farete il ruolo che deciderete voi, quindi volete fare il presidente, volete fare il preparatore atletico, volete fare il dirigente, il dirigente sono tutti i dirigenti effettivamente, volete fare l'osservatore, volete fare il procuratore addirittura. Io infatti avevo optato per Vandanara, però la mia richiesta è stata declinata, probabilmente non avevo i requisiti adatti. Insomma, fate quello che più vi piace. Chiaramente però la scenetta deve essere fatta bene, e chi la giudicherà? Indovinate un po'. Io, ma non solo, perché assieme a me ci saranno Yas e appunto Pquadro. Saremo noi tre i giudici, e quindi chiaramente in cosa, quali saranno i criteri per prendervi? Innanzitutto un minimo di recitazione. Se dovete fare il presidente, se dovete fare il cazziatone a un vostro dirigente e gli sbottate la dita in faccia, non siete molto credibili, quindi diciamo che un minimo di recitazione può sempre esservi utile. Poi appunto la qualità: è chiaro che se avete una telecamera, come me in questo caso, non che io abbia la telecamera con più qualità su YouTube, però comunque una telecamerina che ci sta. Alle mie spalle, come vedete adesso, proprio piccolo frame, c'è un green screen che sto utilizzando. Se avete qualsiasi strumento del genere, vi consiglio di utilizzarlo per rendere il tutto più credibile, e soprattutto di prenderlo se poi volete partecipare alla serie. A meno che non avete uno studio, cioè, mi immagino che siete il presidente, avete uno studio alle spalle tutto strutturato, eccetera, lo modificate un po' e utilizzate quello, però chiaramente il green screen ne conviene sempre di più, fidatevi. Altra cosa importantissima sarà l'audio. Evitate di sembrare in un bunker sotterraneo quando parlate, cioè nel senso, io adesso sto utilizzando un Blue Yeti, mi è costato 150 € 2 anni fa. Ci sono tanti microfoni che trovate anche a meno, quindi nel senso, raga, dai, su. Io ci metterò la buona volontà chiaramente per prendere voi. Voi, se volete partecipare, non siete obbligati. Quindi, se tu mi dici: no, non mi vado a comprarmi il microfono, non mi vado a comprarmi la telecamera, non me va manco te fa. E là non partecipi. Cioè, mi pare anche logica come cosa. Una cosa che ci tengo a sottolineare e che mi fa molto piacere è che il buon Pquadro, nel suo video che vi lascio qui nelle schede sopra di me, ma soprattutto qui sotto in descrizione, ha sottolineato che non molti altri canali YouTube fanno questo genere di contest. Non tutti hanno
hanno queste idee. E ha ragione. Vi dico anche che lui al momento ha meno iscritti di me. E quindi, dato che siamo di più, facciamolo sentire in famiglia, facciamolo sentire un grande, non specifichiamo cosa. E quindi, insomma, niente, andatevi ad iscrivervi al suo canale, perché, ragazzi, fidatevi, merita tanto. Chiaramente iscrivetevi anche a quello di Yas, ma vi consiglio di iscrivervi un po' a tutti e tre i canali e monitorarli, perché poi su tutti e tre i canali, ma in particolare su quello di Vquadro, si svolgerà il tutto. La carriera di notore youtuber in primis, chi su FIFA 18 il canale, cioè sarà sul suo canale. Detto questo, signori, io penso di essere stato abbastanza chiaro, quindi comincio a levarmi un attimo la cravatta, che non gliela faccio più, vi fidate? Cioè, è una cosa proprio... Siamo al 9 settembre, io sto morendo, mamma mia, quasi quasi concludo il video senza camicia, direi che poi mi mettono le restrizioni, sì, capirai, sì che mi mettono le restrizioni. Comunque, ragazzi, appunto, voi avete capito cosa dovete fare, magari questa parte meno professionale evitatela sul finire, dato che non è uno spogliarello lo chiuderei qui. Quindi niente, avete capito tutto? Lasciate like se vi è piaciuto, commentate qui sotto per dire se partecipate. Ah, una cosa importante, no, mi sono scordato la cosa più fondamentale, non mi spoglio. I video, dove li inviate? Allora, una volta che avete registrato tutto, fatto tutto e deciso di partecipare, inviate i video alla mail di Vquadro, che trovate sempre in descrizione, anche qui a schermo in questo momento. E come la inviate? Chiaramente un video pesa, quindi tramite WeTransfer. WeTransfer cos'è? Semplicemente quando andate su Google, cercate WeTransfer ed è un... modo per mandare video, praticamente, cioè una specie di, è come se lo volete mandare via mail, però chiaramente via mail e basta, non potete mandarlo perché pesa troppo. Invece con WeTransfer ce la fate, ci sono anche Dropbox e altri tantissimi programmi che potete utilizzare. Io vi consiglio WeTransfer, che è comodissimo. Detto questo, ora vi saluto veramente, ciao. Allora, in cosa consiste questo contest? Potete partecipare, ricordatevi, potrete partecipare alla carriera allenatore YouTubers.